Rassegna stampa di lunedì 13 febbraio che apriamo con la prima pagina di Repubblica con la pedofilia nella Chiesa. Papa Francesco, perdono per questa mostruosità. Saremo. Severissimi, come può un prete causare tanto male? Un segno del diavolo orrendo e radicalmente contrario a tutto ciò che Cristo ci insegna e le storie delle vittime fanno luce su una terribile zona d'ombra nella vita della Chiesa. Per chi è stato vittima di un pedofilo è difficile raccontare quello che ha subito. Descrivere i traumi che ancora persistono a distanza di anni e per questo motivo la testimonianza della Nepite è necessaria, preziosa e coraggiosa. Ho conosciuto Daniel in Vaticano nel 2004. In occasione dell'anno della vita consacrata, voleva diffondere su larga scala un libro intitolato Amare e Dare tutto, che raccoglieva le testimonianze di religiosi e religiose, di preti e di consacrati. E poi la lettera, caro Zuckerberg, Lei cosa fa contro l'odio sui social? Il caro direttore, chiedo ospitalità sul suo giornale per rivolgermi a Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato di Facebook. Come molti sono preoccupata per il dilagare dell'odio nel discorso pubblico, le parole su Repubblica di Laura Boldrini. E poi l'occasione cinese, 5 miliardi per l'Italia, Mattarella incontrerà Xi Jinping a Pechino, congresso e voto, oggi Renzi e il PD alla resa dei conti, il rischio... Scissione prodi urne nel 2018. Report UNESCO, corsa alla laurea, sono 200 milioni gli iscritti nel globo. Andiamo con le prime pagine dall'interno. Chiedo perdono per i preti pedofili, un segno del diavolo. Saremo severissimi. Ecco la prefazione scritta dal Papa, ho visto i danni spaventosi causati dagli abusi e il lungo cammino che attende le vittime, si tratta di un orrendo peccato radicalmente contrario a tutto ciò che Cristo ci insegna e ringrazio Daniel perché abbatte il muro di silenzio che soffocava scandali e sofferenze. Ancora con Repubblica, ho svelato a Francesco i miei quattro anni di inferno e lui ha pianto insieme a me. Parla l'ex seminarista. Chi viene violentato resta segnato per sempre. Ero un bambino fragile e timido. Quel prete avrebbe dovuto aiutarmi, invece ne ha approfittato. Ho incontrato il mio aguzzino, mi ha guardato, ho visto la sua paura, ma non mi ha chiesto scusa. Proseguendo. Il caso Roma Di Maio, scarica Marra su Raggi, il vicepresidente della Camera, sul federissimo della sindaca, poi arrestato. Lo incontrai per dirgli che non aveva la nostra fiducia e dissi a Virginia di mandarlo via e lei non lo ha fatto. Caso Verdini per i vertici del movimento 5 Stelle è fuori, ma si cerca il sostituto. Stadio, sprint dei 5 Stelle verso il sì, superati i due anni di veti e denunce la sindaca e il deputato, pochi giorni per mantenere un impegno. Della campagna elettorale, ma la base protesta andammo perfino in procura, scelta scellerata in un'area a rischio. Avevano detto come l'esposto del, del 3 dicembre 2014, Raggi, Frongia, De Vito e Stefano, allora consiglieri di opposizione, si presentano in procura con un esposto. Tordi Valle si tratta di una scelta scellerata poi. Il cambio di marcia, la curiosità e l'ala animalista ferma l'asta mucche, i militanti propongono di fare una votazione online, Frongia non risponde più al telefono. Il PD oggi è la resa dei conti nel partito, Guerini alla minoranza avete superato il limite, direzione su leadership e voto con il rischio di scissione. Prodi urne nel 2018 da SEL 18 deputati con Pisapia. Il professore Gentiloni faccia le riforme ma nelle regole elettorali servono i collegi uninominali. Oggi si riunisce la direzione del PD convocata al centro congressi di Via Libertà Inizio alle 14.30. E stavolta non è riservata solo ai 150 membri della direzione, ma anche ai segretari locali e ai parlamentari. Gli avversari di Matteo, specializzati in giravolte, Ettore Rosato, della maggioranza renziana, i notabili delle tessere non sequestrino le idee. Gianni Cuperlo, della sinistra Dem. In troppe realtà, siamo un partito che sconsiglierei anche a mia figlia. Inoltre. Renzi e la roadmap fino a maggio, congresso ed elezioni scollegate, vedo il rischio prima Repubblica, il segretario potrebbe dimettersi davanti all'Assemblea, c'è in gioco l'Italia, non parlerò a Rossi o Emiliano, il Partito Democratico torni ad essere motore di cambiamento. Due mesi, quattro anni fa, quando la sfida fu tra Renzi e Cooperlo, il regolamento del congresso venne approvato il 27 settembre, la convenzione fu fissata per il 24 novembre, le primarie si terranno l'8 dicembre. Nel 2009, otto anni fa, quando la gara era stata tra Franceschini e Bersani, il regolamento venne approvato il 26 giugno 2009 e fissò la convenzione per l'11 ottobre, quindi differenza di quattro mesi e le primarie per il 25 di ottobre. In basso manovra Padoan pronto a rinunciare a nuove tasse, il ministro sarà alla riunione DEM dopo le frizioni con gli uomini del segretario sull'ipotesi di aumentare le accise sulla benzina. Una parte consistente della manovra da 3.4 miliardi imposta dall'UE all'Italia poggia su un aumento delle accise su benzina e tabacchi e di altre imposte indirette per circa 1530 milioni di euro. Ipotesi aumento accise piace però pochissimo ai deputati renziani che hanno inviato al governo una lettera con 38 firme per chiedere che non ci siano nuove tasse nella prossima manovra. L'ipotesi sale giochi, il governo non intende a tutti i costi aumentare le accise ma va trovata comunque una soluzione alternativa e si discute di una tassa sulle sale giochi ma è una soluzione complicata, al vaglio anche altre ipotesi. Sempre da Repubblica con tematica nazionale, il centrodestra, Salvini, Silvio, il passato. Dal governo al voto ormai ci divide tutto. Primarie in aprile. Il leader leghista replica Berlusconi, che ieri aveva detto che non sarà lui il candidato premier alle prossime elezioni. Siamo su sponde opposte, come Bossi ha un gran futuro alle spalle. Ora, c'è chiarezza, del resto lui rappresenta una cosa e il suo partito un'altra. Dopo l'affermazione di Trump e il voto sulla Brexit nulla è impossibile neanche da noi. In Italia la verità è che lui ha paura del voto e così preferisce tirare a campare per arrivare a fine legislatura. E Alfano bussa a Forza Italia, trova porte chiuse, il retroscena con il leader del nuovo centrodestra che prova a ricucire con il Cavaliere. Dopo la ribellione interna dei suoi contrari ad andare con Renzi, il ministro cerca sponde nel centrodestra. Ancora Repubblica, il missile coreano che sfida. USA e Trump ci ripensa, noi con Tokyo, test nel Mar del Giappone, il tycoon si rimangia, il disimpegno dall'Asia, il lancio di Pyongyang. Mentre il premier Abe incontra il presidente in Florida in campagna elettorale, ha detto allo storico alleato: alla vostra difesa, dovete pensarci voi. E la cena di Trump e Abe in Florida riportata anche nella foto l'annuncio in tv di un notiziario nordcoreano che annuncia il test missilistico di ieri finito nelle acque del Mar del Giappone dopo una traiettoria di circa 500 km e il primo messaggio di Pyongyang a Trump. A Jared, genero presidente, il difficile dossier Medio Oriente per gli Stati Uniti, il marito di Ivanka, ebreo ortodosso, ha piena fiducia di Trump nei rapporti con Israele. Jared Kushner, 36 anni, marito di Ivanka Trump e consigliere senior del presidente Donald Trump. E il premier israeliano Benjamin Netanyahu, 67enne, ma soprattutto ha rapporti personali con Netanyahu, che arriva mercoledì a Washington. Primi riflessi anche internazionali per il governo per la gestione Trump negli States nell'università Liberal di New York. Qui nasce la resistenza a Donald una settimana fa la contestazione contro il comico di destra antislamico Kevin McInnes, che doveva tenere un discorso, era degenerata in scontri. Ora studenti e professori isolano i violenti ma si organizzano. È tornata la politica, dobbiamo difendere i nostri compagni clandestini. Certi oratori estremisti scelgono alcuni atenei perché mirano a scatenare violenze e i repubblicani accusano quando la libertà di parola è quella degli altri, la sinistra diventa furiosa. E allora da Repubblica Nazionale andiamo anche con le tematiche della nostra regione, partendo con Repubblica Napoli: raid alla sanità, il quartiere accusa la questura che fa duro attacco del Presidente della Municipalità, come è possibile che qui si possa sparare in libertà. Giovedì consiglio davanti alla sede della Prefettura, di spalla il Napoli, Real, la carica di Reina e Callejon lì per vincere parola agli spagnoli. Nella casa del Real Madrid, mercoledì, McCarry al Pan fa il pienone. In tre mesi, 35.000 visitatori e ride in una scuola undicenne nella gang vandalinazione nella Galileo Galilei di Crispano. Proprio dall'interno di Repubblica Napoli, McCarry al Pan, grande attrazione: 35.000 biglietti in soli tre mesi. Nell'ultimo giorno, code di 30 metri, prorogato l'orario di chiusura, fate lo stesso con Helmut Newton, visitatori nelle sale PAN per la mostra di Steve McCurry, 35 mila biglietti in tre mesi. L'iniziativa con San Valentino che è pienone, rappresenta pienone per le visite guidate. Ancora da Repubblica Napoli, la Camorra che spare, la Questura cosa fa? Rione Sanità, l'accusa del presidente della municipalità Poggiani, siamo stufi, ognuno faccia la sua parte. convocato per giovedì un consiglio straordinario in piazza del plebiscito davanti alla sede della prefettura. Alcune istituzioni provano ad essere parte attiva per un processo di riqualificazione, altre stanno a guardare o sbagliano qualcosa. A Crispano assaltano scuola per saccheggiarla nella gang anche un undicenne ed ecco di carabinieri nella scuola Galileo Galilei vandalizzata da una gang di giovanissimi, maggiori dettagli nel servizio. Una banda di giovanissimi, il più piccolo ha solo 11 anni, si erano organizzati per entrare in quella scuola e mettere a segno il raid. Quattro giovanissimi pronti a fare irruzione in una scuola di Crispano in provincia di Napoli sono stati scoperti in flagranza dai carabinieri. I quattro di 18, 16, 15 e 11 anni hanno raggiunto la scuola Galileo Galilei, si sono arrampicati e sono riusciti a superare scavalcando la recinzione in un punto meno visibile. Con velocità hanno forzato una finestra al diciottenne il compito di fare da Paolo ed allertare per eventuali arrivi. Secondo quanto ricostruito, uno di loro è entrato dalla finestra per poi aprire agli altri l'ingresso dalla porta antipanico. E' iniziata la caccia, una volta entrati in un'aula, hanno forzato due armadietti dove c'era materiale didattico, poi diretti alla macchinetta del caffè per forzarla. Qui però sono stati fermati dai carabinieri di Crispano, avvisati dal 112. Il diciottenne è stato bloccato subito, e gli altri tre sono riusciti a darsi alla fuga. Poco dopo, sono stati individuati, il maggiorenne è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto e danneggiamento insieme al sedicenne e quindicenne, l'undicenne non imputabile è stato segnalato al Tribunale dei minorenni, dopo le formalità di rito i minori sono stati riaffidati ai genitori. Lo sport, il calcio, Napoli, la carica di Reina e Callejon, possiamo farcela. Così si batte il Real, gli spagnoli della squadra azzurra ci credono. Il portiere già c'è riuscito con il Liverpool. Yusai ha subito un colpo alla caviglia destra e ha interrotto l'allenamento ma dovrebbe essere in campo a Madrid. L'analisi tra i timori di Zidane, Lasse, Insigne e Hamsik è un avvio sprint. E Cannavaro più forti di quando subimmo la rimonta del Chelsea, l'ex capitano ricorda il precedente agli ottavi ma resta positivo le parole di Paolo Cannavaro ora in forza al Sassuolo. Un solo nemico per il Napoli giovane, la suggestione del Bernabeu e di un club che ha vinto 11 Champions e detentrice del titolo perché Diavara e Zianischi devono giocare secondo Repubblica e da Repubblica Napoli torniamo alle tematiche nazionali con il mattino prima di andare poi sul capoluogo di regione. Napoli le mosse per lo scacco Real, cuore, modulo, velocità, giochiamo il big match di Madrid in campionato. La Roma vince a Crotone, scavalca gli Azzurri, Higuain fa volare la Juventus. Lorenzo lo scugnizzo sfida il pallone d'oro e poi... Centropagina il giallo dell'appalto anti-hacker, bando della Farnesina ritagliato su una società russa. Spiati tutti gli accessi, il picco di assalti alla rete informatica nei giorni in cui si decideva la decadenza di Berlusconi. Congresso e voto: lo sprint di Renzi, Franceschini e Orlando in trincea. Oggi direzione PD-Pisapia divide la minoranza, all'interno il PD verso un congresso lampo. Renzi lascia. Ma lancia la sfida. Oggi la direzione, minoranza in rotta. Con Guerini che commenta superato il limite. I dettagli tra senatori e deputati per il Partito Democratico, anche con 29 eurodeputati. Una sinistra che propone una scissione sprint 18 parlamentari con Pisapia. I deputati guidati da Scotto guardano l'ex sindaco che punta al dialogo con il PD. Critiche a Vendola e Fratoianni non serve a nessuno un nuovo partitino. Così il commento e poi il leader di corsa verso le elezioni. Franceschini Orlando in Trincea, Assise Democratica già ad aprile per tentare di votare a giugno il colle nel conto, la possibile tensione sul futuro del governo guidato da Gentiloni. I vari commenti degli esponenti del PD, Emiliano non voleva fare il congresso, adesso lo fa, evidentemente si deve essere spaventato dalla nostra raccolta di firme dell'ipotetico referendum. Sala, spero di no, così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto a chi gli aveva... Chiesto se si aspettava un'accelerazione verso le elezioni anticipate e Calenda. Io non sono neanche iscritto al PD, faccio il mio lavoro e basta. Devo dimostrare di fare al meglio il ministro dello sviluppo economico. Migliore, il segretario ha la maggioranza, l'assise può servire soltanto a legittimarlo. Il sottosegretario interviene con il partito in campagna che ha bisogno anche di De Luca e non lasciamo spazio all'emotività. Proseguendo. Dal PC al PD, il Partito di Vora, i propri dirigenti Veltroni, Bersani, Renzi, come Natta e Occhetto nel 2013 per la successione a Giorgio Napolitano, il presidente del PD per Luigi Bersani, candida prima Franco Marini e poi Romano Prodi, bruciando entrambe le candidature colpite dai franchi tiratori. Bersani si dimetterà e per la presidenza della Repubblica si punterà su un mandato bis di Napolitano. Ancora con. Roma, Raggi pronta a silurare l'assessore dei veleni, oggi il processo a Berdini, sul tavolo anche il caso Stadio, nuovo vertice con la Roma. A Genova, candidature Movimento 5 Stelle, riaperti i termini, non ci sono i nomi, la polemica con Salvini, Grillo è inaffidabile, cambia idea ogni quarto d'ora, il leader Lega Berlusconi nelle alleanze deve scegliere non può stare di qua e di là. Ancora... Con la Farnesina e gli hacker che spiavano chi entrava. A otto mesi di raid, il picco quando decadeva Berlusconi. Kaspersky, la società russa è chiamata a controllare, scriveva: Gli autori sono ignoti. La difesa, obiettivo dei pirati. I dati sull'architettura di sicurezza degli uffici numero 6. E ancora. Tra pagina di, del mattino, ministero appalto cybersecurity: i requisiti blindavano la Kaspersky il bando prevista alla conoscenza del sistema ideato da Mosca, ma ancora la manovra con la mossa del governo, altri tagli. Alle partecipate locali l'obiettivo è chiudere 3.000 società ma serve un'intesa con le regioni, i conti pubblici e le accise, scartata l'ipotesi di aumentare di due centesimi l'imposta sui carburanti. Equitalia riscossioni in rialzo oltre il 50%, sceglie il rateizzo in Campania più 5,6%, a luglio la società si fonderà nelle entrate. Andiamo con il capoluogo di regione, Mattino Napoli, Luca, una pista porta in città, delitto Materazzo, la procura convoca gli amici, qualcuno aiuta la latitanza, approfondimenti sui luoghi frequentati dal giovane, dai magistrati, persone che conoscevano Vittorio. La storia, rimasto disoccupato, ex informatico IBM diventa trafficante di spalla di Stopoli. Verifiche anche in prefettura IPM, controlli sulle commissioni. Oggi sarà sentito il consigliere PD. Di Madonna. Il comune Napoli Servizi, De Magistris, convoca la giunta. Rai da scuola nella banda. Abbiamo già proposto questa notizia: un ragazzino di 11 anni nella banda, figlio e nipote di due boss, bloccato all'esterno, niente soldi, solo cancelleria. Boom per le visite d'autore, salviamo i nostri tesori. All'interno del Mattino Napoli, Listopoli, verifica in Prefettura sulla commissione di controllo e oggi sarà sentito dai PM Madonna, il consigliere del PD indagato. Casillo Topo Amato e Cozzolino non diedero nomi, il portavoce dei Social Dem. Ora nel PD c'è l'autoassoluzione di chi ha portato il partito alla rovina. Ancora. Napoli Servizi bilancio vertice con De Magistris oggi la giunta domani incontro con gli alleati funicolare di Chiaia eh, rinviata la revisione di 20 anni mancano i soldi per i lavori e il ministero ha dato l'ok okay. se ne parlerà a maggio 2018 Ancora attesa quindi su questo fronte è folla per le visite guidate d'autore. Salviamo i nostri tesori d'arte. I capolavori della città svelati da scrittori, artisti e giornalisti si sono spalancate le porte di San Carlo, San Ferdinando e Augusteo. Alla sanità con De Caro in giro per il rione di Totò e la festa. Dirsi arrivederci con il Silent Party. Un Ulteriore pagina dal mattino Napoli. Pentito rivela sulla Terra dei Fuochi, così il Vesuvio discarica di clan. Tre cave nel mirino delle inchieste, i IPM scrivono a Regione. E comuni e la missione per le periferie arriva una commissione di inchiesta. Microcriminalità, turista francese rapinata e ferita al Corso Umberto che di sera è presa spesso di mira da bande di scippatori. I dati sulla terra dei fuochi, picco di roghi nell'area napoletana superato anche il record casertano. Andiamo anche nel Sannio con il Mattino Benevento. atto di fida sulle schede irregolari Cozzuto, Sannio Pulito chiede alla Regione di verificare e correggere lo scrutinio, i rifiuti alle poltrone. Una settimana dopo il voto prima iniziativa del fronte Mastella Forza Italia UDC all'interno. Piano di difesa in centro, però è caos. Sensori per monitorare traffico e terremoti, ma sono a rischio decoro e tutela della città. Previsti interventi di ripulitura, ma resta lo smog il nemico del monumento. Fermare lo stadio UNESCO. Vicoli in balia di writers e bande di ragazzi. Mattino Benevento con il voto al Lato Pozzuto. Diffida la giunta regionale il mancato consigliere di Sannio Pulito, ignorate le norme che regolano lo scrutinio. Va escluso chi è stato eletto grazie alle schede che invece andavano annullate a MTS, Gesesa, opere pubbliche, Pepe, città mai stata così in basso. L'ex sindaco mente chi sostiene che la dichiarazione di dissesto non si ripercuoterà sui cittadini. E poi. Il centro migranti è strada bloccata tutti contro tutti, il popolo del web si schiera con il sindaco Scarinzi, il vice zero dialogo con il prefetto, i dettagli del caso di Vitulano nel servizio. È caos migranti a Benevento. Proseguono i disordini dopo il sequestro di un centro di accoglienza alle porte della città. Per gli extracomunitari che lì vivevano era stato disposto il trasferimento in una struttura di Vitulano. Una decisione non condivisa dai richiedenti asilo. Viste le proteste, l'autista del bus su cui si trovavano ha deciso di parcheggiare il mezzo davanti alla questura di Benevento. Stesse scene più tardi al Rione Libertà, dove altri 20 extracomunitari durante il trasferimento tra due strutture della provincia hanno abbandonato. Il bus fuggendo lungo la statale Appia. Intanto sul centro sequestrato in Contrada Madonna della Salute arriva il commento di Rosita Galdiero, segretaria generale della CGL, che già in passato aveva evidenziato le precarie condizioni di accoglienza della struttura. Avevamo provato ad interloquire con le istituzioni che si dovevano interessare di quelle questioni, non avendo avuto risposte ci siamo rivolti alla giustizia e ancora una volta la giustizia insomma, ripaga non solo diciamo, la CGL per l'impegno e per il lavoro che fa quotidianamente, ma soprattutto la giustizia restituisce a quelle persone dignità e rispetto insomma, per avere condizioni di vita migliori e sicuramente più salutari. Da Benevento a Salerno con la prima pagina della città andiamo con... La prima notizia al centro storia di emigranti da Erasmus prof in India. Stefano Greco è docente di politiche dell'Unione Europea. Ho girato a lungo da noi, offrivano soltanto tirocini gratuiti. Troppi in cella. Ok, al risarcimento nuovo caso a Salerno. Il magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta di un detenuto. Ora i giudici della Corte di Cassazione hanno fatto riaprire l'istruttoria. Ancora. Litorania, il progetto di riqualificazione dia dignità ai braccianti, il rilancio della fascia costiera, nuovi contributi dopo il forum di ieri. Per lo sport Salernitana Bollini reacquista Oger, un nuovo inserimento praticamente per il centrocampo Granata, Serie D Cavese, Forza 5, Gabrieloni firma tre reti e poi l'eccellenza Bolitana vola con Ticcardi. Ma in basso da Battipaglia, mucche al pascolo, in discarica. Animali brucano l'erba vicino allo sversatoio di Castelluccio. Cava dei Tirreni, Crisi, in giunta servali la risolve al ristorante. E allora da Cartaceo andiamo sulla. Sul nostro sito, sul nostro portale www.ottopagine.it, con le ultime anche dal nostro sito, aggressione dirigenti Verona via le indagini della Digos dopo le scuse di Foti, arriva la telefonata all'Ellas del comandante dei vigili urbani Arvonio, ulteriori dettagli nel servizio. Il giorno dopo l'aggressione nei confronti dei dirigenti del Verona, tra cui il presidente Maurizio Setti, sono entrate nel vivo le indagini della Digos di Avellino. Al momento non ci sarebbero però indicazioni rilevanti per identificare i teppisti autori dell'assalto all'auto presa di mira da pugni e calci. Uno di questi ha causato la rottura di un vetro sul lato passeggeri. Nei filmati registrati dalle telecamere di alcuni esercizi commerciali, all'altezza della rotonda situata all'incrocio tra Via Narum e Via Capozzi, dove si è consumato l'episodio di violenza, non sarebbero infatti emersi per due principali motivi elementi utili le telecamere sono orientate in direzione opposta rispetto al luogo in cui è avvenuta l'aggressione ed una delle sole due presenti sarebbe guasta le indagini sono intanto volte a raccogliere in parallelo anche il maggior numero possibile di informazioni da parte di testimoni e negli ambienti del tifo bianco-verde nel contempo il comandante dei vigili urbani Michele Arvonio dopo aver smentito a 8pagine.it il mancato intervento di alcuni dei suoi uomini sul posto come denunciato al termine della partita dal general manager dei giallo-blu lucatoni ha espresso solidarietà ai dirigenti dell'Ellas attraverso una telefonata al direttore generale Francesco Barresi allo stesso Arvonio ha chiesto in ogni caso una ricostruzione dettagliata dei fatti il sindaco di Avellino Paolo Foti, che era stato a sua volta sollecitato in tal senso dal primo cittadino di Verona Flavio Tosi Foti ha inoltre chiesto scusa a nome della città per un episodio definito vergognoso e inqualificabile che ha visto protagonisti, virgolettato, tepisti e delinquenti che con lo sport non nulla a che vedere che sporcano la città e il tifo avellinese che si è sempre distinto per correttezza e civiltà. Ancora 8pagine.it dalla home page, il sindaco PD chiude la strada, basta, migranti, riflessi anche sul nostro sito, sul caso di Vitulano, poi l'intesa, la solidarietà di Cirielli, intanto arriva l'intesa, ne arriveranno solo 12, Raffaele Scarinzi, primo cittadino di Vitulano, ha emesso un'ordinanza per bloccare l'unica strada di accesso ad un agriturismo che ospita migranti e profughi, un camion scaricato della terra sulla via d'accesso alla struttura, poi l'intesa con la prefettura. Ancora la homepage page, aggressione ai dirigenti del Verona, c'è anche il comunicato dei tifosi dell'Avellino della curva sud, il tifo organizzato dell'Avellino prende posizione con una dura nota ufficiale. Ancora con la protezione civile fino all'ultimo accanto a Pascolino La Porta Ad Ariano Irpino, lo portano i volontari a spalla in chiesa tra lacrime e dolore. La ministra apre il web e trova solo roba. Luci rosse, la Lorenzina ha dichiarato che l'80% di internet è a luci rosse e che è possibile comprare droga, per questo il web è un rischio per i ragazzi, un'idea un po' confusa della rete che preoccupa anche perché dimostra come parte della nostra classe dirigente sia tecnologicamente inadatta. E ancora Gabriella, l'ultimo saluto a Montella, donerà la vita ad altri domattina le esequie Montemarano e Montella sono unite nel dolore Palmieri un altro grande dolore per la comunità andiamo con le slide provincia per provincia da Napoli Gianluca muore a 25 anni ha lottato come un leone da Terzigno poi il video shock assalto alla scuola nella banda un bimbo di 11 anni un adolescente bar dell'ospedale pericoloso che fine ha fatto il nuovo Danola, polveri sottili, la regione, una centralina dove c'è la cava a Casamarciano e Danola, ecco perché Biancardi si è dimesso. Andiamo a Salerno con le ultime. Ragazzino scompare ad Albanella, ritrovato a Salerno, traffico illegale di cuccioli, beccati due clandestini, attualità da Salerno, Unisa al via, le elezioni di Apple Academy e picchia la moglie davanti alla figlia, va a processo, accade a Pagani. Irpinia con le slide. Ladri in casa del sindaco, mi hanno rubato tutto, la serenità, no, accade a sturno. Aggressione dirigenti Verona, il comunicato della Curva Sud, scandone, il riscatto è servito. Travolta Pesaro, anche i video delle interviste nel post-gara ai due coach, gli highlights nel TG. Come tutto il TG Sport, grande approfondimento sullo sport campano, anche l'attesa per Napoli e Real Madrid. Alle 18, la differita del match, differita integrale di avellino Pesaro, ancora dall'Irpinia. Gabriella, l'ultimo saluto a Montella, donerà la vita ad altri. Andiamo anche a Benevento con il sindaco del PD che chiude la strada, Vitulano, basta migranti, poi l'intesa. Rapace notturno svernante in Africa, salvato dalla Lipu. Pepe, ecco le conseguenze del dissesto e non sono buone, il suo commento e Paoletti. Il Sanita premiato sul palco di Sanremo, sezione Cultura. Ruba un doblo beccato, cocaina in casa, arrestato, cronaca da Benevento. E chiudiamo con le ultime proprio da Caserta. Cerca la fidanzata, sedicenne a scuola con la pistola, cade a Casal di Principe. Mozzarella adulterata, bene i controlli a Caserta. Luciano nella chiesa dell'Assunta, il tesoro di San Luciano. Casertana, tedesco, concentrazione alta con la Libonese e reagisce ad una rapina, 25 enne ferito con colpo di pistola da Aversa. È tutto per la rassegna stampa di inizio settimana, come detto spesso informazione, sempre informazione dalle 11 alle 12, i touch per 8 mattina, poi il TG torna alle 14, il TG Sport alle 14.30, grazie di averci seguito e buona giornata.